questo momento mi trovo al Castello San Filippo, immerso totalmente nell'altopiano ibleo. Costruito nel 1800 dal feudatario di quest'area, così da controllare meglio il proprio feudo. Questa che è alle mie spalle è la chiesa del castello, caratterizzata da una facciata gotica, molto molto curiosa esteticamente. Io spero che voi possiate vedere abbastanza a livello di vista. Andiamo qua, facciamoci un giro proprio lampo, anche perché non c'è granché da vedere a parte delle bellissime, voilà, delle bellissime sedie per chi fosse interessato. Qua, guarda che sono sedie originali queste, eh? Non scherziamo mica, ci sono anche delle sedie a sdraio qua. E beh, qua ad averci un furgoncino io me le porterei, però non posso. Qua c'è una bella vista, c'è una bella balconata qui, molto interessante. Appunto qui c'è tutta la vallata, tutto l'altopiano ibleo. Qua si esce, si ritorna dall'estraio, interessantissime. Qui sarà il nostro balconcino. Ok. Adesso vi vorrei portare in un posto davvero carino di questo castello, ossia, eccolo, ci stiamo arrivando, guardate, anzi vi giro, c'è un bellissimo gioco di luci, questo è il posto che vale tutto il castello secondo me, guardate, guardate che bello, qua la luce passa per questo rosone o qualcosa del genere. Con questa sala, con questo soggiorno lasciato ancora intatto, c'è un gioco bellissimo di luce. Qua è veramente bello. Qua vale tutto il posto questa stanza. Qui c'è una vista davvero stupenda sull'altopiano ibleo, si vede anche la diga, o anche chiamata Lago di Santa Rosalia, quel puntino lì, c'è una vista stupenda. Ok, sono gli ultimi gradini, voilà, questa è la cima della torre del castello. Che posto incredibile. Là si vede il lago di Santa Rosalia. Là in fondo c'è una chiesa, c'è la chiesa di Santa Rosalia. E questo è tutto il panorama che c'è. C'è una giornata stupenda. Ci sono dei colori fantastici oggi. Questa è la chiesa e questo è tutto il castello dall'alto.